Abbiamo quindi fin qui descritto le sorgenti di rumore, i sistemi reali che introducono rumore, le linee di trasmissione, che sono sistemi passivi. Possiamo quindi valutare le perdite nelle trasmissioni. Per cominciare a vedere di fare un bilancio energetico o un bilancio di potenza e dimensionare il collegamento. Un possibile modello potrebbe essere questo schema blocchi qui. Qui avete il trasmettitore che emette un segnale SIT. Questo segnale SIT per esempio potrebbe essere un segnale analogico con una certa modulazione analogica, oppure un segnale digitale che potrebbe essere, perché un segnale digitale dovrebbe essere il segnale in uscita a un modulatore numerico. Qui abbiamo detto ci possiamo mettere più eventualmente del rumore. Il canale di comunicazione caratterizzato dalle perdite L attenuerà il segnale trasmesso e introdurrà del rumore, se non già presente, e se l'attenuazione è troppo elevata, in ricezione è conveniente oppure si può combattere l'attenuazione introdotta al canale introducendo un amplificatore che bilancia l'attenuazione introdotta al canale. Il ricevitore sarà quindi caratterizzato da un guadagno G, una cifra di rumore F e una banda equivalente di rumore B. Valutiamo adesso in questo schema la potenza di segnale, la potenza di rumore, quindi il rapporto segnale-rumore in uscita ricevitore. Se soddisfa le specifiche stiamo a posto, altrimenti ci sono dei problemi e dobbiamo porre dei rimedi. A questo stadio, qui, la potenza di segnale è la potenza di segnale S, che chiamerò potenza trasmessa. Qui SN sta per segnale e rumore. Quindi anche qui scriverò P con S, intendendo che la potenza del segnale. Vabbè, lasciamo stare, potrebbe essere ambiguo. Signal noise. All'uscita di questa linea, il segnale che potenza ha? Beh, se viene attenuata di L, la potenza di segnale sarà P su L. E quindi tutti gli effetti qui è come se avessi avuto, anzi, ho esattamente il contributo di segnale attenuato di ampiezza radice di L in ampiezza. E il rumore? Beh, la potenza del rumore valutata nella banda che mi interessa, e la banda che mi interessa sarà quella alla fine qui, la banda equivalente di rumore, è KTB, dove T è la temperatura di rumore. Rendiamoci le cose semplici. Supponiamo che la temperatura di rumore è quella di una sorgente di rumore che sta a temperatura T con 0, quell'ambiente, e allora sarà KT con 0, banda equivalente di rumore. E quindi qui abbiamo anche il contributo di rumore, che è il rumore termico a temperatura di rumore pari a T con 0.
in uscita del ricevitore, prima dell'eventuale demodulatore, la potenza di segnale quanto vale? Bene, abbiamo detto che per bilanciare le perdite introdotte al canale io ci metto un amplificatore che introduce un guadagno G, la potenza di segnale è G per P su L. Quindi il contributo di segnale S verrà modulato per un coefficiente pari a G su L sotto radice. E il rumore? Il rumore lo possiamo valutare perché è molto semplice, c'è del rumore d'ingresso che è il rumore termico a temperatura di rumore pari a T con 0. In ingresso a un sistema reale con guadagno G, cifra rumore F, banda di movimento di rumore B, la potenza di rumore in uscita è GKTT. T quanto fa? T con 0, ma in realtà ci devo aggiungere più T con E, perché è reale. Quindi non solo c'è la potenza di rumore in ingresso, T con 0B, ma anche quella equivalente di rumore introdotto all'amplificatore, quindi più T con E, B. O se preferite posso mettere in evidenza questo coefficiente, T con 0 più T con E diviso T con 0, che si chiama cifra di rumore, e scrivere il resto che è GK, T con 0, banda equivalente di rumore. Come abbiamo sempre fatto. Ma questa sembra, anzi è proprio, la potenza di un contributo di rumore che si trova, questa è la potenza di un segnale di rumore, quindi del segnale emesso da una sorgente di rumore a temperatura di rumore T con 0, moltiplicata per F per G, è come se avessi amplificato in ampiezza di radice di FG, in potenza di F per G, il segnale di rumore in ingresso N. Quindi se io scrivessi qui più radice di F per G per N di T, questo termine qua può tranquillamente modellare questo contributo di rumore qui. Vi trovate? Per caso questo termine qui mi porta fuori questa potenza qui di rumore? Sì, perché la sua potenza di rumore è coefficiente al quadrato, F per G, per la potenza di rumore di N, che abbiamo già calcolato prima, è sia K T con 0B. Quindi se voglio rappresentare in qualche maniera, lo posso anche rappresentare in questa maniera. E il rapporto segnale-rumore qui in uscita è la potenza di segnale diviso la potenza di rumore, rimane, i guadagni si cancellano, e rimane 1 su F potenza trasmessa diviso L diviso K T con 0B. Questa qui è la potenza ricevuta e quindi come vedete è 1 su F potenza ricevuta diviso K T B. Da questo modo di scrivere le cose mi rendo conto che la cifra di rumore, vedete, è come se amplificasse il rumore. Posso tener conto di questo contributo aggiuntivo di rumore generato internamente al sistema come se amplificasse un po' il rumore in più rispetto al segnale. D'altra parte abbiamo detto che la cifra di rumore misura il degrado di SNR fra l'ingresso e l'uscita, vuol dire che c'è più SNR di un sistema ideale, quindi è come se il rumore avesse una potenza maggiore. Ma infatti la cifra di rumore è collegata alla temperatura equivalente di rumore che mi dice quanto rumore in più dovrei mettere in ingresso. E se lo metto in ingresso lo trovo anche in uscita. Se questa SNR sta sopra i limiti che mi sono imposto, la mia modulazione analogica funziona e me la tengo così come sta. Se sto utilizzando una modulazione digitale, vi ricordo che l'SNR lo potete scrivere anche come R su W che con B sono 0,
quindi a un certo SNR corrisponde anche a un certo commissione zero e quindi una certa probabilità di errore sul bit. Se sta sotto i limiti di visione imposto, quella modulazione funziona e il sistema è ben progettato. Se invece l'SNR è troppo basso, la probabilità di errore sarà troppo alta e quindi vado sopra le specifiche e c'è qualche cosa che non va. La combinazione non è affidabile o comunque non rispetta le specifiche, dobbiamo riprogettare il sistema. Ok? Vi faccio soltanto notare per esercizio che quella cascata dei due sistemi, canale e ricevitore, avrei anche potuto farla collassare in un unico sistema con la formula di Friis. Ok? Perché sono due sistemi in cascata. Il primo è un canale, ma il canale è un sistema passivo e possiamo rappresentarlo come amplificatore. Il secondo è un ricevitore, rappresentabile come amplificatore. Ho due amplificatori in cascata, li posso far collassare in un unico amplificatore con un guadagno totale e una cifra di rumore totale. Rifacciamola in questa maniera come esempio costruttivo. Il canale lo potrei rappresentare come un amplificatore a guadagno pari all'inverso delle perdite e a cifra di rumore pari alla perdita stessa. Poi c'è il ricevitore, che abbiamo detto essere rappresentabile come un guadagno, un amplificatore a guadagno G. Allora fatemi mettere qui un G segnato, va. Non mi piace G con 1, mi aspetterebbe un G con 2. Cifre rumore F e banda equivalente rumore B. Posso rappresentare il tutto con un unico macrosistema? Sì. E qual è la cifra di guadagno totale? Il prodotto dei guadagni. Il primo è 1 su L, il secondo è G. G su L. Quant'è la cifra di rumore totale? Formula di Friis. Vi ricordo che la cifra di rumore del primo più la cifra di rumore del secondo meno 1 diviso il guadagno del primo. Nel nostro caso la cifra di rumore del primo chi è? L. La cifra di rumore del secondo chi è? F. Diviso il guadagno del primo 1 su L. Se ribaltate L lo portate sopra, più L meno L semplifica, rimane soltanto F per L. E allora l'SNR in uscita quant'è? 1 sulla cifra di rumore totale. Per l'SNR in ingresso. Ma la cifra di rumore totale è 1 su è F per L e l'SNR in ingresso è, abbiamo detto che in ingresso c'è il segnale SIT più eventualmente il rumore e quindi si chiama potenza del segnale, cioè potenza trasmessa, diviso K T con 0 banda equivalente rumore. Come vedete ho ottenuto lo stesso risultato del primo. Ovvio. Va bene, facciamo un piccolo esercizio. Però la scrittura della formula di Friis mi ha fatto venire in mente una cosa che un'osservazione che non vi ho detto prima e ve la quindi dico adesso. Descrivo la formula di Friis. Che voi avete già, quindi non serve descriverla.
la cifra di rumore totale, che misura il degrado di SNR per l'intera cascata dei sistemi, è pari alla cifra di rumore del primo più la cifra di rumore del secondo meno 1 diviso il guadagno del primo più la cifra di rumore del corrente meno 1 diviso la produttività dei guadagni dei precedenti. Chiaramente, se io ho una situazione del genere, quale sarebbe la cosa più saggia da fare? Quella di prendere il primo sistema con una cifra di rumore molto piccola e con un guadagno molto grande. Così, avendo il primo sistema un guadagno molto grande e trovandosi il guadagno del primo sistema al denominatore per tutti i termini che seguono, mi assicuro che tutti i termini che seguono sono trascurabili o sono almeno piccoli. Chiaramente sopra il primo ha maggior ragione del secondo, perché in più è amplificato, è ulteriormente attenuato dal guadagno del secondo, sempre se si tratta di sistemi attivi, cioè ognuno introduce un vero guadagno. Quindi in ricezione, quando io faccio la mia catena di processing che prevede un amplificatore, poi un altro amplificatore, poi un mixer, una cascata di cose, la cosa migliore da fare è che il primo sistema abbia una cifra di rumore molto piccola e un guadagno molto grande. Così questa roba qui è più o meno uguale alla cifra di rumore del primo, è il primo quello che domina. Quindi front-end amplifier, quindi l'amplificatore sta proprio all'inizio della catena, è quello più importante dal punto di vista del rumore. Deve essere un low noise amplifier, quindi un amplificatore a basso rumore, quindi avere basso rumore e alto guadagno. Questo è un commento a margine. Torniamo invece indietro e facciamo un piccolo esercizio. Anzi, prima di fare un esercizio, le perdite, un commento anche sulle perdite L del canale. Le perdite introdotte dal canale, abbiamo chiamato L, sono in genere vengono date per i mezzi guidati, in termini di dB a metro, dB a chilometro. Cioè il mio cavo perde 3 dB ogni metro, il mio cavo perde 3 dB, 4 dB ogni chilometro. Poiché la linea è lunga 7-10 km, moltiplico il numero di chilometri per il numero di dB a chilometro e ho i dB totali che perde il mio cavo. Quindi un parametro L per i mezzi guidati in genere è fornito in termini di dB per unità di lunghezza. Per i mezzi non guidati, quindi propagazione spazio libero, quindi wireless, questo fattore vale 4 pi greco d su lambda al quadrato, dove d è la distanza del collegamento e lambda la lunghezza d'onda della portante. Lo vedremo nella prossima lezione perché ha questa espressione, poi ci possono essere anche altri termini. È solo per dirvi che è spazio libero. Le perdite sono quadratiche con le stanze. 4 pi greco d su lambda tutto al quadrato. Nei mezzi guidati invece vengono fornite in termini di dB per unità di lunghezza, in genere, visto che stiamo parlando delle perdite nelle trasmissioni. Esempio. Un segnale con potenza 1 milliwatt e banda 50 MHz è trasmesso su un cavo coassiale . Quindi direi che ci sta. Possiamo anche farci, mentre parlo della, mentre leggo il testo d'esercizio, fare uno schema che mano a mano mi aggiorna. C'è un segnale che viene trasmesso su un cavo coassiale, quindi in ingresso abbiamo il mio segnale SVT, la cui potenza è
1 milliwatt la cui banda è 50 MHz. Viene trasmesso su un cavo coassiale, quindi all'ingresso a un canale, le cui perdite sono 1 dB al metro ed è lungo 70 metri. Quindi è un cavo coassiale che perde 1 dB al metro e è lungo 70 metri. Quante sono le perdite? 70 dB. Non lo scrivo più dentro. In ricezione, a ricevere il segnale, c'è un amplificatore con guadagno 20 dB, cifre rumore pari a 7 dB, e banda equivalente di rumore di esattamente 50 MHz, quindi quanto la banda del canale del segnale. Calcolare la potenza segnale in uscita, la potenza rumore in uscita e il rapporto segnale-rumore. In realtà, a pensarci bene, ho rifatto lo stesso il grafico di sopra. Ci abbiamo solo messo i numeretti. Quindi è già risolto. Avrei dovuto cancellare la lavagna. Abbiamo appena visto che il segnale viene attenuato di 70 dB dal canale, amplificato di 20 dB dall'amplificatore, poiché la potenza era pari a 1 milliwatt, in uscita io ho 1 milliwatt amplificato di 20 dB, attenuato di 70 dB, vuol dire attenuato di 50 dB. Cioè 1 milliwatt per 10 alla meno 50 decimi, quindi per 10 alla meno 5. Poiché 1 milliwatt è 10 alla meno 3, per 10 alla meno 5 fa 10 alla meno 8. Ci state? 10, 20 dB, 10 alla 2, diviso 70 dB, 10 alla 7, fa 10 alla meno 5. Per 1 milliwatt, 10 alla meno 3, fa 10 alla meno 8. 10 a meno 8 vuol dire 10 volte 10 a meno 9, cioè 10 picowatt. O se preferite 10 a meno 8. Ok? Questa è la potenza di segnale, molto piccola. Sì, ma non c'è da preoccuparsi perché quello che conta è il rapporto segnale-rumore. Dobbiamo vedere adesso quant'è la potenza di rumore. Se anche se la potenza di rumore è sufficientemente piccola, allora il rapporto segnale-rumore sarà abbastanza grande e la comunicazione sarà possibile. La potenza di rumore sta scritta già qui. L'abbiamo calcolata prima. E la riscrivo qui. Il guadagno dell'amplificatore, che è 20 dB, l'ho cancellato, quindi 10 alla 2. Poi la costante di Boltzmann, 1.38 per 10 alla meno 23, la cifra di rumore, che era... L'ho letto, non l'ho detto? 70 dB. 7 dB. Quindi 10 a meno 7 decimi. Quindi questo è K. Questo è G. Questo qui, abbiamo detto, è la cifra rumore del ricevitore,
F, manca la banda equivalente di rumore che è pari a W, la banda del segnale, cioè 50 MHz, cioè 50 per 10 alla 6, cioè 5 per 10 alla 7. Ci manca anche la temperatura, scusate. E T con 0 che è 293 Kelvin. K T con 0 l'abbiamo valutato molte volte, l'abbiamo chiamato N0. In realtà K T l'abbiamo chiamato N0. E infatti 1,38 per 10 alla meno 23 per 293 Kelvin fa 4 per 10 alla meno 21. Mettiamo tutto assieme, quanto fa? Qualcuno ha una calcolatrice? Quindi il contributo di segnale è 10 alla meno 8 watt, il contributo di rumore è 10 alla meno 10 watt. Il rapporto segnale-rumore è 10 alla meno 8 diviso 10 alla meno 10 che fa 10 al quadrato, cioè 100. 100 sono 20 decibel.